Un conto è se hai già deciso che vuoi prendere uno tra Conte e Gasperini, e quindi se hai deciso che uno di quei due allenatori puoi già cominciare a programmare qualcosa. Un conto è improvvisare, perché se tu mi dici che De Laurentiis ha chiamato De Zerbi per sondare la sua disponibilità, vuol dire che stai improvvisando. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario del Teldarion e oggi siamo qui riuniti in questo lunedì 20 maggio per parlare di Napoli. Perché oggi parliamo di essenzialmente due notizie, anzi tre, facciamo tre, perché è successa una cosa importante ieri sera che va commentata e poi in generale altre notizie così che voglio un attimo commentare. Prima di cominciare però vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale, ragazzi, mi raccomando che tanti di voi guardano i video ma non si iscrivono, è totalmente gratuito, quindi dovete soltanto premere un tasto e poi attivate anche la campanella e poi se vi va lasciate già il like preventivo perché così aiutate il video a girare e aiutate l'algoritmo a far appunto girare il video. Allora, cominciamo dalla prima notizia che riguarda la conference e adesso andiamo a cambiare la scena. Allora, ragazzi, ieri sera il buon Giorgio Marchetti, che molti conosceranno perché è quello che partecipa ai sorteggi di Champions, Europa e Conference, ha parlato ai microfoni di Sky Calcio Club e ha detto una cosa fondamentale che trovate qui. Vi vado a leggere il virgolettato. Al momento sono 7 le squadre italiane qualificate di diritto alle coppe europee. Se la Fiorentina vincesse la Conference, aggiungerebbe un'italiana alle coppe europee, quindi 8. E fin qui tutto ok. Vincendo la Fiorentina, la Conference da ottava in classifica darebbe al Torino il diritto, essendo nono, a partecipare alla Conference League. Ma questo solo se l'Atalanta vincesse l'Europa League, grazie al posto aggiuntivo per il ranking in Champions. In caso contrario, non ci sarebbero squadre in Conference e la Fiorentina andrebbe in Europa League da ottava. Quindi, cosa ha detto praticamente Marchetti? Ha detto che il famoso nono posto può valere la Conference League, ma in un caso soltanto. E qual è questo caso? L'Atalanta deve arrivare quinta e vincere l'Europa League? E contemporaneamente la Fiorentina deve arrivare ottava e vincere la Conference. È un caso molto molto complicato, ma di certo non impossibile. E in questi giorni, ragazzi, se avete un po' visto in giro, c'è stato un po' di confusione su questo nono posto. C'è chi diceva che non valeva per la Conference, c'è chi diceva che valeva, ma solo se la Fiorentina vinceva la Conference e era ottava. Adesso Marchetti ci ha dato la conferma ufficiale. Il nono posto vale per la Conference. Il problema però è che tu a oggi non sei nono, ma sei appunto decimo. E qui vi ho messo la classifica. Guardate che bello, guarda, siamo decimi. Cosa deve succedere, ragazzi? Allora, innanzitutto, il fatto che il nono posto possa valere la Conference lo scopriremo già mercoledì, perché mercoledì c'è la finale di Europa League. Quindi se l'Atalanta vince l'Europa League, allora è ancora in piedi questo discorso. Già se perde, allora siamo qui a parlare del nulla. Quindi aspettiamo mercoledì per sapere se l'Atalanta vincerà oppure no. Facciamo caso che vinca. Cosa deve succedere? Allora, innanzitutto, ovviamente, il Napoli deve battere il Lecce. E voglio sperare che quella non sia una partita tosta, cioè affronti in casa il Lecce che è già salvo, dovrebbe essere proprio un'amichevole di quelle proprio di fine luglio, no? Voglio sperare che non sia così complicato a battere il Lecce, ok? Quindi diciamo che teoricamente il Napoli dovrebbe battere il Lecce, anche se il trend delle ultime 6-7 partite direbbe il contrario. Poi che succede? C'è nella stessa giornata. Dove sono le partite? Eccole qua. Cioè, nella stessa giornata ci sta Atalanta-Torino, che è proprio quindi una sorta di spareggio. L'Atalanta non è certa di finire il campionato al quinto posto, è a un punto dal terzo. Ora, stasera si giocherà Bologna-Juve, e quindi vediamo un po' la situazione. Però l'Atalanta, volendo, potrebbe distruggere tutta questa combinazione battendo il Torino e quindi potenzialmente andare al quarto o al terzo posto. Quindi non solo deve vincere l'Europa League e la Fiorentina deve vincere la Conference, ma oltre a questo non deve battere il Torino. Quindi è veramente un casino, cioè bisogna veramente qua vederla giornata per giornata, però la cosa certa è che c'è ancora quell'1% di possibilità di arrivare ancora in Conference. Poi la Fiorentina diciamo che
è certa di arrivare ottava, perché la Lazio basta che gli basta un punto contro il Sassuolo già retrocesso e quindi è matematicamente settima. La Roma è matematicamente sesta. Il Napoli, se vince col Lecce e poi il Torino non batte l'Atalanta, è sicuramente nono. Però poi l'Atalanta contro la Fiorentina nell'ultima giornata, quella di giugno, potrebbe vincere e scavalcare altre posizioni. Quindi è tutto un caso incasinato che bisogna controllare giorno step by step. Vediamo prima mercoledì se l'Atalanta vincerà l'Europa League, perché se non vince è già tutto messo fuori discussione. E attenzione ragazzi, è importante monitorare bene questa cosa, perché un conto è un Napoli che l'anno prossimo gioca l'Europa e un conto è un Napoli che l'anno prossimo gioca solo il campionato. E questa cosa secondo me influirà parecchio sulla programmazione estiva e sul mercato, perché se tu fai soltanto il campionato allora ti puoi aspettare un Napoli che ha soltanto, diciamo, l'11 titolare più qualche giocatore che magari può alternare qualche titolare, no? Se invece tu fai l'Europa allora devi aspettarti un Napoli A e tra parentesi un Napoli B, quindi ti devi aspettare dei giocatori che danno profondità alla rosa, ma profondità nel senso che giocano, non che fanno la panchina. Quindi attenzione, perché questo finale di stagione potrebbe influenzare la programmazione sul mercato e la profondità della rosa per il prossimo anno. Detto questo, la settimana che ci porta a Napoli-Lecce è una settimana fondamentale, ragazzi, perché praticamente tutti danno per certo che il Napoli in questa settimana annuncerà ufficialmente l'arrivo di Manna. Si parla di una rescissione con la Juventus nelle prossime 24-48 ore. C'è chi dice che Manna verrà ufficializzato venerdì e che sarà anche presente allo stadio per Napoli-Lecce. Comunque, la settimana questa qua che stiamo per vivere sarà quella di Manna, molto probabilmente. E io, in merito a Manna, ho trovato un articolo molto interessante, a mio avviso, che voglio condividere insieme a voi, perché è un articolo di Giovanni Leone, diciamo un'intervista, chiamiamola così, a Giovanni Leone. Chi è Giovanni Leone? È un calciatore che attualmente si trova nella Juve Stabia e che ha avuto Manna come direttore sportivo, e ha detto queste cose che secondo me sono molto importanti e che vanno un po' a spiegare l'identikit, il modo di fare di Manna. Quindi andiamolo un attimo a leggere. Allora, che direttore è sportivo Manna? Il direttore Manna l'ho avuto per 3 anni alla Juventus, nel mio secondo anno di primavera e nei 2 successi in Next Gen. È un ottimo direttore, preparato, che è presente sia sul campo durante gli allenamenti, sia fuori in ambito dirigenziale. E questa ultima frase è molto importante. Aneddoti che lo riguardano. Non ne ho uno in particolare, però ricordo con piacere il momento in cui ho firmato il mio secondo contratto con la Juventus e lui era lì presente insieme alla mia famiglia, a testimonianza che è un direttore sempre presente per i giocatori, di qualsiasi calciatore si tratti. Inoltre mi ha fatto piacere ricevere da lui un messaggio al termine della partita contro il Benevento, nel quale si è complimentato per il campionato che ho fatto e della vittoria di quest'ultimo. Ecco, questa cosa pure è importante, perché ci fa capire che Manna comunque sembra una persona comunque che vuole creare empatia, che vuole, diciamo, che tratta i giocatori come se fossero un po' dei fratelli minori, cioè non so come spiegarvelo, però è uno che cerca di creare dei bei rapporti, che cerca di creare un'atmosfera, diciamo, familiare. Questo traspare dalle parole di questo giocatore. Nel rapporto con i calciatori com'è? È un direttore che vive a contatto col campo, quindi è sempre presente, è un po' come lo era Giuntoli, ecco, se vi ricordate. Durante gli allenamenti e le partite è sempre presente, interagisce con i calciatori, riuscendo a creare un ottimo rapporto con tutti. E questa cosa è molto bella, è molto importante, ragazzi, perché io, leggendo queste parole, mi sembra di vedere un po' Giuntoli, ok? E non è un caso che siano simili, perché comunque Manna ha lavorato con Giuntoli ultimamente, quindi avrà sicuramente tratto degli insegnamenti da Giuntoli. Ci sono alcune curiosità che lo riguardano. Vive le partite con molta passione, e ce lo ricordiamo, perché l'altra volta, vi ricordate, esultò come un pazzo al gol della Juve, a testimonianza di quanto tenga il suo lavoro, la società e ai giocatori. È un direttore molto giovane, che però è molto competente e preparato, e vive il calcio a 360 gradi. Conoscendo il suo modo di lavorare, credo che l'esperienza congiunta nella prima squadra della Juve l'abbia sfruttata per acquisire più esperienza e farsi trovare pronto per un'altra piazza grande come Napoli. Ecco, quindi questa intervista, ragazzi,
per me è molto importante perché mi ha fatto capire che Manna è innanzitutto una persona che cerca di creare bei rapporti, di far sentire a proprio agio i calciatori. Cerca di instaurare questo apporto, appunto, rapporto familiare quasi fraterno, perché comunque Manna è giovane. E io dopo questa intervista, vi dico la verità, sono fiducioso e sono curioso di vederlo. Diciamo che dal punto di vista dei rapporti sono abbastanza sereno grazie a questa intervista. Per quanto riguarda invece il rapporto, diciamo, più legato al mercato, lì bisogna vedere, però diciamo che il passato è abbastanza, diciamo, promettente, perché comunque lui con pochi spicci ha portato la Juventus quest'anno a giocarsi il secondo turno dei playoff nazionali, e che è questo un record per la Juventus Under 23, non era mai arrivato a questi livelli. Quindi diciamo che a livello di profilo Manna sembra proprio quel direttore sportivo che serve al Napoli, ok? Vediamo come si comporterà nei prossimi mesi, però io onestamente, dopo queste parole, sono un po' più tranquillo, vi dico la sincera verità. Detto questo, chiudiamo il video con questo. Allora, ragazzi, lo volevo mettere perché secondo me è importante parlarne. Allora, voi sapete tutti quanti che De Zerbi ha annunciato l'addio al Brighton. De Zerbi però ha anche detto che vorrebbe prendersi anche un momentino di pausa. Però non ha quantificato questo periodo. Ecco, potrebbe essere un periodo di una settimana, di un mese, di 2 mesi, di un anno. Appena è uscita questa notizia, tutti quanti a accostarlo a tutti i club possibili e immaginabili. Si è parlato tantissimo di De Zerbi al Bayern Monaco. Il Bayern stesso, però, tramite il suo DS, ha negato, ha smentito questa notizia e ha detto che il DS sarà proprio straniero, non sarà italiano. Ovviamente si è parlato, si è accostato anche al Napoli, e qui Alvino ci ha praticamente detto che De Laurentiis ha chiamato De Zerbi per sondare la sua disponibilità riguardo un ritorno in Italia. Ora, io ricordo l'anno scorso che De Zerbi parlò di un interesse di De Laurentiis. Storicamente lo conosciamo, cioè sappiamo che De Laurentiis apprezza molto De Zerbi. È stato anche un calciatore del Napoli nel periodo in Serie C con De Laurentiis. Il profilo è sicuramente apprezzato, però io sono molto d'accordo con il commento di Melos che trovate qui sotto, che dice: senza allenatore da novembre, ora siamo al 20 maggio e siamo ancora ai sondaggi. Ecco, allora, un conto è se hai già deciso che vuoi prendere uno tra Conte e Gasperini, e quindi se hai deciso che uno di quei due allenatori puoi già cominciare a programmare qualcosa. Un conto è improvvisare, perché se tu mi dici che De Laurentiis ha chiamato De Zerbi per sondare la sua disponibilità, vuol dire che stai improvvisando. Secondo me questa notizia non è credibile. Ripeto, io De Zerbi lo amo e secondo me è il profilo perfetto, ma tu non puoi al 20 maggio, appunto, dirmi questa notizia. Cioè, se tu hai deciso che Gasperini è l'allenatore e quindi nel mentre ti stai muovendo per programmare con lui e non lo stai ancora ufficializzando perché deve finire la stagione con l'Atalanta, allora mi va bene. Ma se tu al 20 maggio esce fuori questa cosa che De Laurentiis ha sondato De Zerbi, cioè da De Zerbi a Gasperini passa un'era, ok? Cioè sono due allenatori opposti per mentalità, per modo di stare in campo. Non è accettabile una notizia del genere, quindi io mi auguro veramente che sia falso, che sia una boutade. Perché vuol dire che allora veramente stiamo navigando a vista e si improvvisa. Io mi auguro che sia falsa questa notizia. Detto questo, ragazzi, voglio chiudere un attimo parlando di Di Lorenzo, perché era uno degli argomenti che avevo fatto nel video di ieri, che purtroppo è andato perso. Allora, ragazzi, io su Di Lorenzo dico solo una cosa. Il calciatore si può criticare perché magari ha fatto un anno orrendo, tutto quello che volete, ma arrivare anche al punto di mettere in dubbio un problema di salute solo perché si deve creare asti o si devono creare degli scenari, onestamente no. Cioè, mi riferisco all'articolo fatto dal Corriere del Mezzogiorno, dove si era messo in dubbio la gastroenterite di Di Lorenzo. Allora, ragazzi, come sapete, nella partita contro la Fiorentina, Di Lorenzo all'ultimo a tutto ha dato forfè. È dato forfè per questa gastroenterite acuta. Ora, se tu fai un articolo dove dici: chissà se è vero,
riferito alla gastroenterite. Innanzitutto stai dimostrando di non essere un giornalista, perché il giornalista parla in base ai fatti e non in base al si sente che si dice. Quello non è fare giornalismo, quello è fare sciacallaggio, come giustamente ha detto Calzone al post partita. E se tu fai una roba del genere, ti meriti le denunce e le querele. Io sotto questo aspetto sono d'accordissimo con Giuffredi, che ha detto che praticamente sta valutando delle querele per questo articolo. E fa benissimo, perché questo ragazzi sono, e vuol dire inventarsi le notizie in modo negativo. Questo non è fare giornalismo, non è assolutamente fare giornalismo. E bravo Di Lorenzo che ha risposto su Instagram definendo questi giornalisti squallidi. Ecco, questo siete squallidi, non mi riferisco a tutti, eh. Di Lorenzo è stato veramente male. E più fonti lo hanno confermato. Io sono ignorante in materia, ma secondo me, lo ripeto, questo fatto che lui si è sentito male, secondo me è dovuto anche al fatto che lui non riposa mai. Poi avrò detto una stronzata, me lo auguro, però il fatto che Di Lorenzo gioca sempre insistentemente senza mai un attimo di tregua, secondo me ha inciso. Pensiamoci bene anche su questa cosa, perché Di Lorenzo sono anni che non riposa, sono anni, anche l'anno scorso, l'anno dove è andato tutto bene, Di Lorenzo non ha mai riposato. Io ricorderò sempre, io questa cosa l'ho sempre detta ed è una delle poche cose che ho criticato di Spalletti l'anno scorso. Ajax-Napoli 1-6, con il sesto gol che mi pare arriva al sessantesimo, già sul 4-1, no? Secondo me giocatori come Di Lorenzo e Lobotka andrebbero sostituiti, così si riposano un po'. Invece Di Lorenzo è uscito all'80esimo ed è entrato Zanoli. Cioè, certi giocatori che sono indispensabili, quando c'è possibilità fateli riposare. Questi non sono macchine, sono esseri umani, e gli esseri umani hanno un limite, e quando raggiungi questo limite poi sono guai. Quindi io credo che con Lecce non giocherà manco lì Di Lorenzo. Questa cosa che Di Lorenzo non riposa mai lo diciamo da anni, e continua a giocare insistentemente senza che gli venga dato un minimo di riposo. Io non so veramente perché. Quindi detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis, e poi attivate la campanella. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima, e sempre e comunque Forza Napoli. Thank you.